Ecco sì. Anzitutto molte grazie per aver invitato Fondazione Cariplo a questo incontro che è una scadenza ormai diciamo usueta e molto importante perché ci dà il punto della situazione di un processo importantissimo che è quello della transizione ecologica. Allora, giustamente Fondazione Cariplo si colloca nei privati, una fondazione privata, e sta veramente cercando di dare il suo contributo per e far evolvere più rapidamente questo processo. Devo dire che anche grazie a un accordo che abbiamo stipulato con la Regione Lombardia riusciamo a fare delle ottime collaborazioni, anche poi vengo alle comunità energetiche, in quanto i vincoli del pubblico sono molto rigidi e quindi la Regione Lombardia, nel campo specifico adesso delle comunità energetiche, riesce ad investire nelle strutture. Ma le persone che vogliono diciamo, realizzare questo processo, che sono poi degli inquilini sollecitati e sostenuti dalle associazioni, diciamo, associazioni di quartiere, di territorio, non sanno come muoversi anche perché non esistono ancora questi regolamenti esecutivi. Ecco che allora Fondazione Cariplo, che ha la possibilità di cofinanziare in modo estremamente elastico, mette a disposizione di queste aggregazioni di inquilini i tecnici, gli esperti che possono poi compiere tutto questo processo. Noi lo chiamiamo processo di accompagnamento e devo dire che nell'ultimo bando abbiamo ricevuto un gran numero di richieste di associazioni di inquilini per poter realizzare diciamo una strutture che eroghino energie rinnovabili. E in modo tale che abbiamo potuto poi anche finanziare una buona parte. E devo dire, vi dico una curiosità velocemente perché il mio tempo a disposizione è poco, è che tutto questo arriva come indicazione dal Papa, attraverso che ha dato indicazione alle curie di muoversi in questa direzione. E noi abbiamo ricevuto un gruppo veramente che proveniva da Cremona, dove la curia era ferratissima in questo campo e ha dato una mano a formulare la richiesta a Fondazione Cariplo. Questo giusto per dire come ogni tanto le cose vanno a finire nel modo migliore e trovano delle alleanze straordinarie. Volevo anche dire che questo, ritorno un attimo alla questione generale, è un bellissimo rapporto questo che ci dà delle informazioni approfondite, una belle elaborazioni, un inquadramento internazionale veramente da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle normative, dal punto di vista economico, molto preciso e puntuale, quindi veramente ci serve tanto anche per sensibilizzare il rapporto di Union Camere e di Simbola. Io penso che quello che risulta comunque da questo rapporto è che c'è il tradizionale gap tra nord e sud, però io non lo vorrei mettere tutto in questi termini, perché se andate a vedere come va la situazione, scopriamo che sotto ci stanno tutte le aree deboli, che sono quelle centrali, tutte le regioni che insistono sull'Appennino, sono isolate, non sono mai raggiunte e sono le aree quindi poco, diciamo che poco considerate, io le chiamo le aree neglette, così come le aree di montagna. Quindi diciamo che c'è anche un'altra interpretazione, non è solo nord-sud, ma aree fragili e aree di montagna che sono poco all'interno di queste politiche. Però è anche vero che accanto, adesso veniamo a noi, accanto a queste eccellenze che noi abbiamo e dove sicuramente gli italiani sono in grado di compensare sul piano diciamo, dell'ingegnosità quello che manca sul piano delle risorse, lo diceva molto bene prima Ermete. E io credo che la capacità di potersi arrangiare, tirare sulle maniche, inventarsi delle soluzioni è tipica del nostro paese, però purtroppo bisognerebbe che ci seguisse anche una politica che sostenesse tutte queste iniziative private. A me è piaciuta molto questa frase che c'è nel rapporto: i flussi finanziari sono da 3 a 6 volte inferiori ai livelli di cui abbiamo bisogno entro il 2030, anche se ci sono sufficienti capitali globali e liquidità per colmare le carenze di investimenti. Quindi, diciamo, questo vale per tutti e vale anche per il pubblico che dovrebbe essere molto attento da questo punto di vista. Volevo fare un accenno anche a un aspetto che io apprezzo tantissimo di questo report, che oltre a tutte le dimensioni di carattere economico, emerge
come è stato fatto anche nella relazione di Frey, l'aspetto sociale. L'occupazione è un tipico indicatore sociale che assolutamente è fondamentale che venga considerato. Io addirittura penso che un domani sogno che queste ricerche siano integrati anche da elementi informativi che riguardino le disuguaglianze, per vedere se questi queste disuguaglianze, questa forbice che continua a ampliarsi, a un certo punto si ferma e magari si restringe pure. Sarebbe bellissimo, perché forse sarebbe difficile, ma questo lo dovete dire voi, però sarebbe un risultato estremamente significativo. Concludo con due o tre parole su Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo si è molto impegnata sulle comunità energetiche rinnovabili, come ho detto, ma anche su tanti altri aspetti, e quindi diciamo che abbiamo lavorato dal 2015 sul Green Jobs, cioè lavoriamo con le scuole, abbiamo coinvolto 14.000 studenti, 196 testimoni aziendali, 200 aziende green per fare formazione nelle scuole. Ora siamo partiti con un bellissimo progetto che va a sostenere i distretti agricoli, soprattutto quelli che vogliono fare la transizione ecologica, sempre attraverso la formula dell'accompagnamento e sempre anche in accordo con la Regione Lombardia. E devo dire, come alla fine, che ci siamo anche molto mossi nel campo dell'occupazione, commissionando delle ricerche a degli studi specializzati sui rischi e l'occupazione, i rischi della transizione e l'occupazione, perché noi sappiamo che in linea generale è sicuramente, tutti i dati anche degli anni passati ci dicono che la transizione ci può garantire un incremento dell'occupazione, però è altresì vero che la transizione, quando va a cadere per esempio sull'automotive, apre dei problemi molto grossi, e ci sono comunque degli strumenti per prevenire attraverso la formazione e altre vie, e quindi noi ci stiamo attrezzando anche come Fondazione Cariplo per vedere di tamponare questi effetti che potrebbero essere, diciamo, abbastanza forti.